Ciao a tutti, sono Sandro Tognazzi, vi voglio spiegare un pochino com'è il ballo del Kizomba. Dovete mettere i piedi uno accanto all'altro, il corpo deve essere dritto, cia cia cia, Cia e cia cia, fare dei movimenti a cia destra e sinistra con le gambe. cia cia, cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia, Uno, due, tre, quattro, lei cinque, praticamente deve far sei, andare il sedere sette, avanti e otto. indietro. O spostarlo anche lateralmente. Poi la ballerina è un po' lo stesso modo, mette la mano sinistra dietro il collo e comincia uno, si parte col sinistro l'uomo e lei naturalmente con la destra. Cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia. Uno, Cia cia cia, due, cia cia cia, tre, cia cia cia, cia cia cia. quattro, Lei praticamente deve cinque, far andare il sedere sei, avanti e indietro. sette, 8, uno, o spostarlo anche lateralmente. Adesso con la ballerina facciamo 1, 2, 3, 4. Due. Le gambe praticamente devono andare avanti e Cia appoggiare cia il cia, cia tacco cia cia cia, 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 cia con la punta e il cia cia giù. tacco cia cia cia, Uno, cia due, cia cia, tre, tre, quattro, cia cinque, cia cia cia, cia cia cia. Lei cia praticamente deve far sei, andare il sedere sette, avanti e cia cia cia. indietro. Uno, O due, spostarlo tre, anche uno, lateralmente. due, Tre, avanti indietro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Vi saluto e alla prossima. Questa è una piccola parte iniziale del Kizomba.